Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo, al capitolo 5, dal versetto 13 e seguenti, leggiamo: «Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo». Gesù non dice «voi sarete sale, sarete luce», ma «voi siete». Siamo già sale, siamo già luce, in quanto abbiamo avuto la grazia di incontrare il Signore e di ascoltare la Sua parola. È Lui che ci rende sale e luce. Il sapore non ce lo diamo noi, la luce non ce la diamo da soli. Ma a che serve il sale? A che serve la luce? A che serviamo noi? Se mettiamo un grosso cucchiaio di sale nella minestra, la renderemo immangiabile. Ne va messo solo un pizzico per insaporirla e renderla gustosa. Il tutto ha però un prezzo. Il sale si scioglie e non lo trovi più, sparisce. Anche se non si vede più, si sente che c'è. E se manca, te ne accorgi immediatamente. Chiudersi agli altri significa diventare insipidi, significa diventare tenebra, significa vivere nel buio, e vivere nel buio vuol dire non vedere più nessuno, non vedere gli altri, non vedere se stessi, non vedere Dio. Chiudersi agli altri, non compiere opere buone, non essere di esempio, significa trascurare la fedeltà al Vangelo, significa non dare speranza al mondo. Siamo nati per essere strumento di Dio e portare la sua luce e il suo sapore nel mondo. Lo scopo della nostra vita cristiana è quello di dare sapore, gusto, senso alle cose e tenere accesa la luce quando invece il buio vuole fare da padrone. Un cristiano si occupa di insaporire le cose, di illuminarle e non di comportarsi come una qualsiasi altra persona o lobby di potere. Il nostro esserci deve far cambiare le cose in termini di qualità, non di quantità. Il sale non esiste per sé, ma per dare sapore al cibo. La luce non esiste per sé, ma per illuminare il cammino. La comunità non esiste per sé, ma per servire la gente. Se non siamo sale e luce per gli altri, non serviamo a niente. Veniamo gettati via, perché il giorno in cui non bruceremo più d'amore, il mondo morirà di freddo. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.